Il Museo Capucci a Villa Bardini è un'esperienza visiva e sensoriale piuttosto sorprendente. I famosi abiti scultura di questo controverso stilista, che somiglia solo a se stesso, resistono al cambiamento dei comuni canoni estetici, proprio come le grandi opere d'arte. Quelli attualmente in mostra sono stati creati per la Biennale di Venezia del 1995. Sono le prime sculture in tessuto, come le chiama Capucci, i primi abiti la cui sola finalità era di essere esposti e non indossati. È nella natura che questo maestro trova la sua ispirazione primaria, le pietre dure in questo caso. Ma c'è anche il casentino plissettato creato per Artigianato a Palazzo nel 2008, fatto interamente a mano. Oceano, realizzato in 5 mesi per l'Expo di Lisbona nel 98, e Giorgini, in omaggio al suo mentore. Altre sale del museo sono invece dedicate ad abiti, diciamo così, veri e propri. Il cappotto ispirato ai creti di Burri, gli abiti da sera che creano un simpatico effetto ad ogni passo, la linea scatola, un'alta moda che ha fatto storia. Capucci è stato il primo, ad esempio, a usare la tecnica optical, telai di nastri che si divertiva concentratissimo a intrecciare personalmente a mano. Come personalmente ha sempre seguito la lavorazione di ogni abito, scegliendo di rimanere ai margini del business della moda, di non accettare compromessi che avrebbero in qualche modo inquinato la sua fantasia. La bellezza? Per me è qualcosa di difficile, di misterioso, qualcosa da scoprire, dice Capucci. E il mistero rimane perfetto in questi gioielli senza confini temporali. Nessuno di questi abiti, che pure ripercorrono 50 anni di storia, sfigurerebbe addosso a una modernissima signora. Il Museo Capucci a Villa Bardini. Chiara Valentini, CTN. We'll be right back.